prima di entrare in seminario, prima di determinarmi ad essere sacerdote, avevo contratto una grande amicizia con Nela Pira, il sindaco di Firenze. In quell'epoca era ancora in una situazione un po' oscura, diventato poi celebre e diventato anche delle mire della Chiesa per essere beato. E lui mi aveva segnalato due libri molto interessanti, sapendo che io maneggiavo bene il francese. Uno era di mistica, intitolato Les Sources, le sorgenti, e l'altro era il famoso teologo Teilhard de Chardin, francese. In quell'epoca là anche lui abbastanza criticato negativamente. Infatti era proibito dal suo ordine di tradurre le opere in italiano. E soprattutto quello che mi colpì fortemente, e credo che sia come quando un ragazzo si innamora, proprio l'amore folle, ecco. Mi colpì fortemente una frase di Teilhard de Chardin che ho portato con me tutta la vita, e infatti chi legge la rivista Rocca porta una specie di titolo generale dei miei articoli che dice Amorisez le monde, cioè lui dice: che cosa è venuto a fare Gesù sulla terra? Amorizzare il mondo, amorizzare il mondo. E allora ho sempre sentito da parte della Chiesa Cattolica, sentito una limitazione. Non soltanto per il fatto di dire Gesù è mio, insomma Gesù è nostro, Gesù fuori dalla Chiesa non ha diritto di circolazione, in un certo senso, può darsi che non fosse certo l'intenzione dei sommi pontefici o di altri, ecco. Però ho sentito sempre un certo monopolio, anche quello che sempre mi ha un po' turbato abbastanza è che in tutte le assemblee, in tutti i convegni, i concili organizzati dalla Chiesa, fossero tutti o quasi diretti sullo studio della personalità di Gesù. Gesù è figlio di Dio, come Dio, Gesù, eccetera. E questo mi dava noia, e mi dà noia ancora, per la verità, perché Gesù è molto più grande della definizione della sua persona, capite? Quindi ho sempre seguito l'immagine del Maestro come di uno che vuole urgentemente una cosa, una fondamentale, quello di amorizzare il mondo. E invece ci viene insegnato: devi salvare l'anima, devi purificarti dal peccato, insomma, tutta la nostra vita cattolica. E questo lo dico con molta energia, la nostra vita cattolica è molto individualista, capite? Ci sono certamente i santi che si sono dati completamente a lui per collaborare a quello che è l'unico disegno di Gesù,
sulla terra, a modellare il mondo. E invece le nostre relazioni, come notava il nostro amico precedente, le nostre relazioni sono pessime, anticristiane completamente, a cominciare dalle politiche, le relazioni anche intime, familiari, dell'uomo con la donna, del ragazzo con la ragazza, non sono assolutamente cordiali, non partono dall'idea ti amo veramente, ti amo veramente e voglio compartire con te questo amore per andare avanti. Ma già dal principio, da una certa rivalità, le tue idee non mi piacciono, le tue idee non concordano con le mie, i tuoi gusti non sono i miei gusti, capite? Perché? Perché tutti gli incontri, o tutti, insomma quasi tutti gli incontri, non vengono orientati, ecco, verso questa unica domanda che ci fa Gesù: collaborate nell'amorizzare il mondo, collaborate nell'amorizzare il mondo. Prendete tutte le occasioni per mettere un po' più d'amore, un po' più d'amore, qualche etto, se non un chilo di amore. Che sia questo il tema della vostra vita, che sia questo il tema della vostra vita. Che poi, vedete, non è un tema, direi che doloroso, grave, che ci fa soffrire, certo, certo, ha le sue sofferenze, ha i suoi momenti bui, ha i suoi momenti di notte, sia per gli sposi che per gli amici e per i mistici, sempre per i mistici non ne parliamo, quelli sono addirittura delle notti spaventose per potersi liberare da tutto il peso umano che hanno ed essere agili per poter essere veramente amorizzatori, scusate la parola, amorizzatori. Ma amorizzatori di un amore vero, di un amore autentico, di un amore che è dono di sé, capite? Quindi non quella che noi chiamiamo amore, che chiamiamo tante cose con la parola amore, che sono tutt'altro, ecco.